Vogliamo vedere, vogliamo conoscere e vogliamo cambiare. Vogliamo cambiare la città di Teramo, ma la cambiamo con voi. Sono stata la via, mi rilasso un gioco. È bello, ma mai non ci danno più. È bellissimo vedervi, io sono emozionato, credetemi. È stato questo, il nostro sogno è questo, che i giovani possano cambiarla questa nazione, i giovani possono cambiare questa città, i giovani hanno inventiva, hanno fantasia, ma vi ricordate quanto avevamo 20 anni noi? Le idee, il pensiero, la voglia di fare, di cambiare. Eccolo, 23 anni, scelto da un gruppo, con una scelta precisa. Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica credibile, perché a differenza degli altri partiti, il Movimento 5 Stelle ha scelto un sindaco giovane di 23 anni che non ha nessun apparentamento e nessun amico da difendere, nessun interesse da difendere, viene dalla popolazione normale, non ha appunto agganci e raccomandazioni. Ed è credibile questo movimento perché? Perché è stato l'unico a scegliere un sindaco in un'assemblea democratica e pubblica. Mentre tutti gli altri candidati sindaci sono stati messi lì da un partito, il Movimento 5 Stelle ha fatto un cammino di 7 assemblee pubbliche in cui si è votato pubblicamente il candidato sindaco. Ecco, noi siamo il cambiamento e lo abbiamo dimostrato, a differenza degli altri partiti che fanno solamente spot elettorali e frasi fatte per accalappiare l'attenzione di quei cittadini che ancora non riescono a crederci a queste promesse e a queste parole prive di contenuto. Il Movimento 5 Stelle è competenza, contenuto e novità, e l'ha dimostrato con i fatti. Vedete, questo è il nuovo slogan, questo ve lo voglio annunciare però. Se guardate i camper c'è scritto non ci fermate tour, ma il nostro nuovo slogan è non ci fermate più. Signori, non ci fermano più! È questa l'onda che sta arrivando. Tanto viene sbandierata da questi signori, dov'è? Dov'è la complice? Noi non siamo contro la spending review e non siamo contro anche una revisione della Costituzione, ma nei modi e nei termini di legge, nei modi e nei termini del confronto legale. Signori, un grande applauso per la candidata alla Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, non indagata e non imputata come magari i suoi diretti concorrenti. La presentazione alla regione. Alla regione posso dire che insieme ai ragazzi candidati consiglieri cambieremo questa regione e la rivoluzioneremo.